La regina Vittoria è il simbolo del grande impero inglese, che durante il suo lungo regno raggiunge l'apice della propria potenza. Nata nel 1819, appena diciottenne, Vittoria sale al trono d'Inghilterra. È un periodo di grandi trasformazioni per il paese. La rivoluzione industriale ha mutato profondamente la struttura economica e sociale del regno, con il tramonto dell'aristocrazia terriera e l'ascesa di una nuova borghesia, composta da imprenditori e uomini d'affari. La giovane regina Vittoria è ben consapevole del ruolo delicato che le spetta. Grazie alla sua linea politica, l'Inghilterra assiste a uno straordinario sviluppo economico e diventa un colosso commerciale che domina in Europa, Africa, Oceania e Oriente. Nel 1876, al culmine della propria potenza, Vittoria assume il titolo di Imperatrice delle Indie. Oltre ai successi economici del paese, anche la condotta di vita della corte reale, improntata sulla difesa della morale e dei valori tradizionali, rendono la regina un personaggio molto amato dai suoi sudditi, che vedono in lei l'emblema della rinascita della corona inglese. La regina Vittoria si spegne nel 1901 a 82 anni. Il suo prestigio è tale che gli oltre 60 anni del suo regno passeranno alla storia come l'età vittoriana. Ognuno vede nella regina Vittoria, soprattutto nel tempo che rappresenta, qualche cosa di diverso. Un indiano, un inglese la potrebbero interpretare, potrebbero vedere la sua figura in modo totalmente differenziato, come un intellettuale di Bloomsbury oppure un radicale di oggi. Vittoria arriva al trono nel 1837, viene da una famiglia tedesca, di re tedeschi, gli Hannover, non specialmente popolari in Inghilterra, che erano arrivati al trono dopo la ultima Stuart, la regina Anna, nel 1707. Da subito l'impressione di essere una donna ingenua, però anche molto responsabile. Era stata educata fuori dalla corte da una madre molto autoritaria, anche lei tedesca, e da una governante, figlia di un pastore protestante tedesca. Subito entra in contatto col primo ministro, Lord Melbourne, che diventa in un certo senso il suo consigliere, in cui lei identifica la figura del padre. Sarà il primo di tutti i consiglieri a cui lei si affiderà. Dopo ci sarà naturalmente il principe Alberto, il suo marito adorato. Avrà 9 figli con questo adorato marito. Quindi lei rappresenta già il modello per una vita coniugale perfetta e si espone al pubblico inglese come una madre devota e come una madre molto attenta ai suoi doveri. E questo è il tratto già che possiamo scorgere nella regina. Questo suo essere una borghese, questo suo essere convenzionale nei suoi gusti, nei suoi valori, questo suo capacità per queste ragioni di entrare in contatto con le classi medie. E sarà il successo anche e sarà della sua popolarità, soprattutto in un momento successivo. Vittoria, dopo la morte del marito nel 1861, cade in un periodo di depressione. Dopo questa depressione, in ogni caso, si ritira nelle sue tenute di Balmoral, dell'Isle of Wight, a Osborne e Windsor, e non appare più. E questo rende preoccupati tutti i ministri che avevano bisogno della sua immagine per dare rilevanza al potere della monarchia. Piano piano si reinserisce nella vita politica ufficiale e dagli anni Ottanta diventa quell'icona fondamentale che poi rimase nel ricordo della nazione. Nel 1887 viene organizzato il Giubileo d'Oro, che vede un parata attraversare le vie di Londra e vede tutta una serie di grandi celebrazioni, di grandi riti che esaltano il suo ruolo, ma esaltano soprattutto la sua figura.
In questo periodo finalmente la monarchia viene ad assumere un ruolo di manifestazione, di teatralità, che sarà essenziale ad attrarre il consenso soprattutto delle classi medie inurbate. Sarà quindi un elemento utile per il cemento di una unità in parte nazionale ma soprattutto imperiale. Un impero che ormai raggruppava 400 milioni di persone e dominava il 25% delle terre emerse. Un periodo in cui appunto funerali, incoronazioni, aperture del Parlamento vengono, come dire, reinventati nella loro grande teatralità. Questo vuole dimostrare lo status dell'impero britannico ormai egemone in tutto il mondo. Vittoria muore nel 1901 e rappresenterà per sempre un elemento di identificazione da parte di tutti i suoi sudditi per quello che l'impero rappresentava in quel periodo. Con Vittoria muore quello che in un certo senso lei rappresenta. Il momento naturalmente dell'impero, quindi dell'assoggettamento di tutto quello che è stato chiamato il Terzo Mondo, ma anche di un dispiegamento di attività produttive e di riconoscimento di diritti e di libertà per il suo popolo. La nascita dell'industria moderna è frutto di formidabili conquiste tecnologiche, quali la macchina a vapore, creata nel 1765. Ed è opera di grandi trasformazioni sociali, come l'ascesa di una borghesia imprenditoriale capace di trarre profitto da queste nuove invenzioni. Ma la rivoluzione industriale è anche figlia di una concezione diversa del lavoro, che trae origine dalle idee innovative di economisti e filosofi, primo fra tutti Adam Smith. Il pensatore inglese vive l'avvento dell'era industriale e comprende i profondi cambiamenti a cui sta andando incontro il lavoro umano. La sua intuizione fondamentale è che il valore di un oggetto non dipende semplicemente dalla natura dell'oggetto stesso, ma dal tempo impiegato, cioè dal lavoro necessario per produrlo. Perciò, maggiore è il tempo dedicato alla sua produzione, più alto sarà il costo dell'oggetto. Con Smith, dunque, il lavoro assume un posto centrale nel processo economico. Nascono i primi approcci all'organizzazione seriale del lavoro, basata sulla sua divisione. Si sperimenta che la produzione di un bene aumenta enormemente se divisa in tante singole fasi, ognuna delle quali svolta da uno specifico lavoratore. In questo modo, afferma Smith, si potranno produrre sempre più merci, che tuttavia da sole non bastano a dare dei benefici economici. Occorre la presenza di un grande mercato aperto, che vada al di là delle città e delle nazioni, senza vincoli e barriere doganali. Le teorie di Adam Smith troveranno una perfetta applicazione nell'attività industriale e saranno alla base dello sviluppo economico inglese nell'era della Regina Vittoria e dell'affermazione delle dottrine liberiste in tutto l'Occidente. Vittoria arriva al trono proprio quando questa rivoluzione è quasi terminata. Parlare di rivoluzione però è sbagliato, ossia fu un processo, quello di industrializzazione, che durò per 40 anni con dei ritmi di sviluppo economico più bassi di quello che per esempio fu il decollo industriale della Cina tra il 1980 ed oggi. Tuttavia l'Inghilterra del 1837 era ben diversa da quella del 1780 e questo grazie ad una serie di circostanze in parte fortuite, in parte volute anche dal governo. Però il governo, al contrario di altri paesi, non intervenne mai, non creò delle condizioni per cui questa rivoluzione avvenisse. Creò solamente una cornice istituzionale attraverso cui i diritti di proprietà
attraverso cui i brevetti, attraverso cui la libera impresa fossero più tutelate che in altri paesi. Quindi la rivoluzione industriale, così chiamata, fu un processo spontaneo. E naturalmente fu la prima rivoluzione industriale del mondo, il primo take-off, come è stato denominato. Quali le ragioni, tra le altre? Anzitutto una grande abbondanza di carbone nelle sue miniere, utile poi per le ferrovie e così via. Una tecnologia che divenne sempre più importante, più sofisticata, e che utilizzò il cotone, che veniva naturalmente dall'India e dagli stati del sud degli Stati Uniti, e che fece sì che questo cotone lavorato fu esportato poi in tutto il mondo. Vi furono questi piccoli imprenditori del nord-est, molti di fede protestante, coraggiosi, ruvidi, che volevano rischiare, che portarono, diciamo, a compimento queste prime fabbriche. E naturalmente c'era una manodopera a basso costo, e naturalmente venivano fatti lavorare bambini, donne e così via. E poi c'era una popolazione che aumentò moltissimo in Inghilterra in quel periodo. Quindi tutti questi fattori, e non solo, crearono le condizioni e svilupparono l'industrializzazione inglese, che avvenne, ripeto, in decine di anni, però alla fine fu determinante per lo sviluppo economico inglese e di tutto il mondo. Rispetto a questa industrializzazione, con conseguenze sociali devastanti, vi furono due correnti di opinioni che si svilupparono nella critica e nell'esaltazione di questo processo. Da una parte coloro che vedevano nella rivoluzione industriale una modernizzazione della nazione e degli effetti utili per quanto riguarda il progresso, per quanto riguarda il benessere dei lavoratori a lungo termine, e quindi la esaltavano. Da Adam Smith, che naturalmente fu l'ideologo in parte di questa cornice istituzionale poi applicata dai governi, fino a Bentham, agli utilitaristi, in parte anche a Mill, Stuart Mill, che la accettò anche se voleva riformarla, fino naturalmente a Spencer. Dall'altra parte, un'altra corrente culturale la vedeva come elemento di disgregazione sociale, di degradazione e di rottura di una società organica basata su tradizioni e su vincoli che non fossero quelli solamente dei monetari. E naturalmente andiamo da poeti Lake Poets fino a Ruskin, critico letterario, fino a Carlyle, anche lui un grande scrittore che vedeva il momento della civiltà industriale un elemento di degenerazione dell'Inghilterra, fino a William Morris, che è un socialista utopista, che quindi trasferiva nel futuro la possibilità di riscattare questa civiltà materialistica e creare una società senza classi, ma non con implicazioni rivoluzionarie. Quindi la cultura inglese si pone in una situazione di confronto con questa nuova realtà sociale. Tuttavia dobbiamo dire che in quel momento, sia negli anni 50-60, quando fu organizzata questa famosa Great Exhibition, una delle prime fiere del mondo, in cui venivano esposti tutti i prodotti frutto della inventività, del lavoro, della tecnologia inglese, Londra e l'Inghilterra in generale ebbero una esplosione della società civile, dovuta anche a una protezione di diritti, di libertà dei cittadini stessi, e in fondo anche le condizioni della classe lavoratrice stavano piano piano migliorando. Era un periodo in cui esuli come Marx, Mazzini tessevano dei rapporti di solidarietà con altri intellettuali, Kossuth, l'ungherese, e Garibaldi, rivoluzionari,
venivano a fare conferenze, facevano dei tour a cui accorrevano migliaia di persone. Quindi questo momento storico rappresenta anche il momento in cui la borghesia trova un conferma di un suo ottimismo nel futuro della civiltà inglese, in cui si pensa che una pace universale non può che scaturire da questa nuova civiltà industriale. Quindi è qualcosa di particolare, è qualcosa di unico, diciamo, e gli anni 50 e 60 rappresentano il zenith della civiltà vittoriana e quella a cui guardiamo sempre come riferimento fondamentale dei valori espressi dalla nuova classe borghese. Sappiamo che oggi la finanza è decisiva nell'ambito dell'economia inglese. Londra è il centro finanziario e assicurativo del mondo, a parte New York. Però vediamo che questa, diciamo, identità è nata già da tempo, è nata appunto alla fine del Seicento con la creazione del Bank of England e con altre istituzioni finanziarie e con un mercato di capitali molto attivo. E vediamo che alla fine delle guerre napoleoniche l'Inghilterra era già la creditrice del resto dell'Europa, quindi essa ha un potere anche, oltre che militare, finanziario verso il resto dell'Europa. La finanza naturalmente è utile anche alla rivoluzione industriale per la possibilità dei crediti. Molti capitali che vengono investiti nelle industrie provengono anche dal commercio degli schiavi, che il commercio degli schiavi era stato abolito negli anni 30, però c'erano grandi mercanti, proprietari terrieri che avevano investito nelle industrie. Progressivamente c'è qualche cosa che cambia in fondo nell'identità economica dell'Inghilterra e questo avviene negli anni 70, soprattutto 80. Ossia l'Inghilterra era la fabbrica del mondo, i suoi prodotti venivano esportati ovunque e era considerata il punto di riferimento di quella che era la produzione industriale. Però si ha progressivamente una mancanza di investimenti nell'industria e si ha invece un decollo sempre maggiore nella produzione industriale di Stati Uniti e quindi all'inizio degli anni 90 della Germania. Ormai nella fine del secolo, all'inizio del Novecento, l'Inghilterra importa prodotti industriali, non esporta più. Tuttavia tutti gli investimenti finanziari passano per Londra, o una gran parte. Quindi obbligazioni, azioni, investimenti in tutto il mondo devono essere locati a Londra, nella City di Londra. Quindi nasce in questo momento e continua fino a oggi questa identità finanziaria che spiega anche la ricchezza del sud-est inglese e spiega anche questa emergere di Londra oggi come il grande centro metropolitano dove arrivano i ricchi di tutto il mondo, dove sono rappresentate le banche di tutto il mondo. Un altro punto da prendere in considerazione è che presente nell'Inghilterra del tempo è questa crescita della classe lavoratrice, che naturalmente è legata all'aumento dell'industria e alla maggiore rilevanza dell'industria nell'economia inglese. La classe lavoratrice acquisisce una sua coscienza di classe, però non basata su principi ideologici o rivoluzionari, ma fondamentalmente su volta ad ottenere risultati concreti nell'ambito delle condizioni di lavoro e nell'ambito dei salari. I sindacati emergono soprattutto
negli anni 60 e hanno sempre più rilevanza, con sempre più soci alla fine del secolo, dove diventano anche conflittuali con scioperi e con altre azioni. Tuttavia, uno degli elementi più caratteristici della storia sociale inglese, che purtroppo non viene presa in considerazione in modo sufficiente, sono l'emergere delle società di mutuo soccorso operaio, le Friendly Society, che ormai alla fine dell'Ottocento raggruppano 8 milioni di persone. Nascono già dagli anni 40 dell'Ottocento e sono aggregazioni basate su località geografiche in relazione a mestieri. Nascono anche su principi solidaristici, certe volte fondate da membri delle sette protestanti dissidenti, e prendono delle quote dai loro soci, all'inizio proprio per l'organizzazione dei funerali, e poi vanno incontro a tutte le difficoltà della vita dei lavoratori, quindi prima di quello che sarà la riforma statale del welfare. Anche sono contrari nel 1911 a quelle che sono le prime assicurazioni statali, perché vedono l'azione dello Stato come invadente in quella che è la loro vita associativa, e lo Stato deve combattere con loro per queste nuove assicurazioni e per andare incontro ai rischi della vita del lavoratore stesso. L'Inghilterra vittoriana è un paese che sta vivendo un cambiamento epocale grazie al formidabile sviluppo tecnologico. Il volto delle città si sta trasformando per sempre, insieme alla vita delle persone, che però subisce gli effetti negativi dell'industrializzazione. Si assiste innanzitutto a un'urbanizzazione incontrollata, provocata dall'esodo di migliaia di contadini, che abbandonano le campagne e si riversano nelle città in cerca di lavoro. L'enorme crescita della popolazione urbana porta alla nascita di grandi periferie industriali, nelle quali le condizioni di vita si rivelano pessime. Gli abitanti di questi nuovi distretti si trovano a vivere in abitazioni fatiscenti e sovraffollate, all'interno di quartieri malsani in cui dilagano criminalità e miseria. La povertà rappresenta appunto uno dei problemi più gravi della nuova società industriale, che deve fare i conti con l'aumento della fascia di popolazione che vive in condizioni di estrema indigenza, formata per lo più dalla manodopera giunta dalle campagne, che ora fatica a trovare un lavoro e viene sottopagata. Anche la vita all'interno delle fabbriche è estremamente dura. Gli stabilimenti sono luoghi insicuri e malsani. Gli orari sono massacranti e i salari scarsi. Lo sfruttamento non riguarda solo gli uomini, ma colpisce le donne e soprattutto i bambini, che lavorano fin dall'età di 5 anni in condizioni quasi di schiavitù e con paghe bassissime. Il simbolo della civiltà industriale e delle sue contraddizioni è incarnato da Londra, che nel corso dell'Ottocento vede crescere di oltre 5 milioni i suoi abitanti, diventando una metropoli gigantesca e caotica, come viene ben descritta da Charles Dickens nei suoi romanzi. Non è un caso che proprio durante il suo soggiorno londinese Karl Marx elabori le sue teorie economiche e politiche e dia alle stampe il manifesto del Partito Comunista, che sarà alla base delle rivendicazioni sociali dei decenni successivi. Altro punto, l'impero. Diciamo è il punto fondamentale per comprendere l'epoca vittoriana e forse anche per comprendere l'Inghilterra di oggi, anche se non c'è più l'impero. L'impero nasce, come ha detto un professore di Cambridge negli anni 80 dell'Ottocento, in un momento di distrazione. Cosa significa questo? Significa che queste acquisizioni territoriali progressive non hanno una logica specifica, sistematica, però avvengono secondo delle motivazioni le più svariate. E prima in generale per porre delle basi commerciali che possono essere utili al governo e soprattutto agli imprenditori inglesi. E poi questo impero informale, come è chiamato, sia un impero commerciale,
dopo la perdita degli Stati Uniti d'America, si trasforma e diventa sempre di più un impero formale, ossia un impero controllato dalla burocrazia e dall'esercito, un impero territoriale. E questo naturalmente avviene con l'acquisizione da parte della perla dell'impero, come viene poi chiamata l'India, che cercherà di rivoltarsi nel 1857 e sarà domata questa ribellione per poi essere controllata definitivamente fino al 1946 e poi ci sarà l'acquisizione progressiva di varie province africane che diventeranno indipendenti solo dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quindi questo tipo di impero crea una nuova consapevolezza nelle classi popolari, ma soprattutto nelle classi medie e nelle classi alte inglesi, nelle elite inglesi. Viene vista alla fine del secolo da una parte come la conferma che l'Inghilterra, che il popolo inglese sia una razza particolare, quindi che abbia una sua superiorità, che quindi abbia potuto dominare tutte le altre parti del mondo. Dall'altra parte, soprattutto dai più liberali, viene vista come avere un compito di modernizzazione, di civilizzazione e di cristianizzazione di popolazioni ancora arretrate, ma che si doveva portare progressivamente ad una indipendenza e ad una propria autonomia. Quindi queste due accezioni del ruolo dell'impero compaiono e si esprimono nell'opinione pubblica e diventano fondamentali anche nel dibattito pubblico. L'impero naturalmente è utile in quanto dà moltissime risorse alla madrepatria, tuttavia diventa troppo grande per essere controllato con una burocrazia relativamente piccola e con un esercito relativamente piccolo. Quindi il costo di questo impero diventa sempre più importante e a un certo punto l'Inghilterra deve decidere se aumentare le spese sociali o aumentare le spese che vanno all'impero e all'esercito che serve a difendere questo impero. E naturalmente gran parte delle risorse vanno a creare delle basi militari e a difendere quella che è la Via delle Indie, che è il perno della politica coloniale dell'impero britannico. La strategia dell'impero è basata anche su una ipotesi di dominio particolare, ossia quella del indirect rule, ossia di un governo indiretto, cosa che viene specialmente utilizzato per il governo dell'India, ossia i Maharaja, i Rajà ed altri principi indiani gestiscono per l'Inghilterra, con l'aiuto dei governatori inviati da Londra, il territorio. Tuttavia rispondono all'imperatore, devono far pagare le tasse all'Inghilterra. E così avviene anche in zone conquistate dell'Africa. I capi tribù o altri re africani gestiscono per conto dell'Inghilterra tutta quella serie di funzioni di governo. E questa è stata sempre una caratteristica dell'azione imperiale britannica, in cui si è abbastanza differenziata dall'azione politica dell'impero francese. Fin dal Cinquecento, l'Inghilterra avvia la costruzione di un grande impero che toccherà il suo culmine durante il periodo vittoriano. L'avventura coloniale prende le mosse dal Nord America e dalle isole caraibiche, dove gli inglesi stabiliscono i loro primi domini d'oltremare. Inizialmente questi territori costituiscono soltanto degli avamposti commerciali, ma già a partire dal 600 vengono fondati i primi insediamenti abitati. Sono le colonie della costa atlantica,
che diventano il rifugio dei tanti fedeli inglesi in fuga dalla madrepatria a causa delle persecuzioni religiose. Nei decenni successivi, la corona britannica allarga i suoi possedimenti sino al Canada e comincia ad estendersi in Asia, dove si insedia la Compagnia delle Indie Orientali, e sulle coste africane, punto di partenza per la tratta degli schiavi. Il Settecento vede crescere ampiamente la potenza inglese. In seguito alle guerre contro Francia e Spagna, la Gran Bretagna ottiene la supremazia sull'India, l'intera regione canadese e Gibilterra, un territorio piccolissimo ma di estrema importanza, perché permette di controllare l'ingresso nell'Atlantico. Nel 1776, 13 colonie nordamericane proclamano la propria indipendenza, dando vita agli Stati Uniti. Questo evento segna un cambiamento epocale per la politica estera inglese, che aveva finora considerato il continente americano come il centro dei suoi domini oltreoceano. Nel secolo successivo l'impero britannico allargherà sempre più la propria sfera di influenza, conquistando nuovi territori in tutti i continenti e affermandosi come il leader incontrastato del commercio mondiale. Alla fine dell'Ottocento, non a caso definito il secolo imperiale inglese, la regina Vittoria è a capo di un regno che comprende l'Oceania, la penisola indiana, diverse zone dell'Africa, la regione canadese e una serie di possedimenti di grande valore strategico, come Hong Kong e Malta. Dobbiamo vedere che al tempo della regina Inghilterra vi era forse uno Stato, ma vi erano quattro nazioni. Vi era l'Inghilterra, la Scozia, l'Irlanda e il Galles. Ciascuna di queste quattro nazioni, nel senso di aggregazioni di persone, aveva non solamente legislazioni, processi educativi, elementi giudiziari differenziati, ma avevano popolazioni che si riconoscevano in simboli e avevano processi di identificazione molto differenziati. Alcuni di loro, come il Galles, la Scozia e parte dell'Irlanda, avevano una religione protestante come egemone, e anche se gran parte del potere era in mano, del potere economico era in mano ad una aristocrazia terriera anglicana. E questo creava naturalmente risentimenti sociali e religiosi. In Galles si parlava in gran parte un'altra lingua, il gaelico, molto presente anche nelle Highlands. In Irlanda vi era una forte presenza dell'aristocrazia terriera anglo-irlandese e una concentrazione di protestanti nel nord dell'Irlanda. L'Irlanda era stata acquisita nella metà del Cinquecento, aveva avuto una certa autonomia fino al 1800, fino a che era stato deciso che rappresentanti irlandesi siedessero pure al Parlamento di Westminster. Ma vi era sicuramente una persecuzione decisa della maggioranza di contadini cattolici irlandesi. Questo provocò sempre di più un risentimento verso l'Irlanda. Noi sappiamo che l'identità si determina in relazione ad un altro e sicuramente l'identità irlandese si crebbe e si determinò in relazione a questo dominio inglese. La carestia, dove circa 1 milione di persone morì e 1 milione emigrò, fu anche un altro elemento che portò a un odio viscerale verso questa Inghilterra che non cercò di andare incontro a queste esigenze in quel momento. Quindi queste quattro nazioni erano in fondo aggregate in un unico sistema di governo, ma questo sistema di governo aveva il centro in Londra, dove c'era la corte, dove c'era il Parlamento e dove c'era naturalmente la finanza. Quindi era ancora sotto una, diciamo, sotto un'egemonia di questa parte del regno.
Quindi parlare di storia dell'Inghilterra, di parlare di storia della Gran Bretagna, di parlare di storia della Scozia o di storia dell'impero è qualcosa che è molto difficile. Nella Inghilterra il partito conservatore è stato ed è ancora egemone. È il partito in cui si riconoscono gran parte delle persone del sud-est. È il partito dell'establishment, è il partito che John Stuart Mill chiamava il stupid party perché non aveva, come dire, un background ideologico, non aveva un progetto preciso, specifico, si basava sulla volontà di mantenere un tipo di governo tradizionale dando delle piccole concessioni progressive. Quindi se l'Inghilterra aveva una sua predominanza conservatrice, nel Galles vi era una grande predominanza del Partito Liberale, in Scozia sia del Partito Liberale e dopo la sua industrializzazione del Partito Laburista dall'inizio del secolo e naturalmente negli ultimi 20 anni del Partito Indipendentista. La Scozia quindi si è sempre sentita in parte subordinata, in parte diversa, anche per la rivalutazione di certi miti del proprio passato avvenuti con la letteratura proposta da Walter Scott all'inizio dell'Ottocento. Naturalmente tutto questo ha potuto trovare una sua, come dire, dimensione elettorale perché c'era la possibilità di avere un petrolio autonomo e quindi di avere la possibilità eventuale di rimanere indipendente anche con mezzi propri. Vi era uno Stato, ma vi erano quattro nazioni, in senso etnico, in senso religioso, in senso partitico e fino a oggi politico. Un altro elemento da prendere in considerazione, un altro elemento di segmentazione, è presente allora, molto meno oggi, è il segmentazione religiosa, molto più importante di quanto si pensi. Esisteva una chiesa, come sappiamo, d'Inghilterra, creata da Enrico VIII, e questa era la chiesa di Stato, era la chiesa istituzionale, per cui votavano gran parte dei conservatori, ed era presente in tutto il regno con parrocchie e che propagava un certo patriottismo, ossia dava dei simboli unitari di riconoscimento. Tuttavia esistevano altre sette protestanti molto rilevanti, che erano le sette eredi della rivoluzione puritana del Seicento che avevano tagliato la testa al re. Queste sette, tra cui quaccheri, presbiteriani e così via, erano emarginati, non avevano diritti politici, erano fuori della vita politica e civile. Tuttavia loro furono essenziali nell'ambito del progresso inglese. Erano di solito liberali, progressisti, si diedero da fare per l'emancipazione degli schiavi, per l'abolizione del commercio degli schiavi, per l'abolizione di condizioni tremende dei bambini e delle donne nelle fabbriche, votavano al 90% liberale, votarono gran parte laburista, sono adesso più divise nelle loro affiliazioni politiche, però sono state sempre pacifiste, ancora adesso alle manifestazioni della pace i protestanti di queste sette sono sovrarappresentati rispetto al suo numero. Quindi queste sette protestanti hanno svolto un grande ruolo anche nell'impresa. Gran parte delle famiglie protestanti erano tra gli imprenditori che avevano creato la rivoluzione industriale e quindi ebbero una funzione fondamentale in questo, anche in una moralizzazione dei costumi. Abbiamo visto il problema dell'identità tra queste quattro nazioni. Una storica inglese ha messo in evidenza come quello che
vi era di identità, si era formato soprattutto nel Settecento, nelle guerre napoleoniche, in cui vi era stata una guerra contro un'altra nazione del continente cattolica. Ossia l'Inghilterra si percepiva come una nazione protestante, liberale, e che doveva combattere contro una potenza autoritaria. E la compattezza, il cemento della Gran Bretagna, se così vogliamo chiamarla oggi, è sempre cresciuto quando vi era una guerra, quindi quando si doveva cercare di ostacolare una potenza autoritaria che poteva mettere in questione le istituzioni e i valori del regno. In questi momenti, come contro la Germania, nella prima e nella seconda guerra mondiale, il cemento sociale è stato sempre più importante. Uno dei grandi risultati dell'esperienza politica inglese naturalmente è stata la creazione di un Parlamento sovrano, di una riduzione del potere del re e una tutela dei diritti di libertà dei cittadini, un'estensione della democrazia e un potere sovrano della legge. Questo avviene progressivamente, naturalmente, ma soprattutto dopo il 1688, e elite aristocratiche sempre più compromissorie capiscono quali sono i processi sociali in corso e tendono ad aprire alle nuove classi medie quello che è anche l'accesso al potere politico. La riforma elettorale del 1832 e poi del 1867 estendono il diritto di voto, per cui queste nuove classi medie e anche in parte l'aristocrazia operaia accede al Parlamento. Quindi questa è la grande innovazione e la grande caratteristica dell'esperienza politica inglese, della storia politica inglese. Il riformismo e il pragmatismo, questo anti-intellettualismo che è molto presente sia in altre organizzazioni politiche, sia nella cultura e anche nelle elite, fa sì che questa progressiva accettazione di nuove classi nell'ambito del gioco politico sia una caratteristica inglese. Il riformismo naturalmente diventa anche rilevante per quanto riguarda la parte sociale, per tutta una serie di concessioni che vengono date non per pressione dei lavoratori nel 1911, per esempio, tutte le assicurazioni sociali, ma vengono date anche dai liberali che sono al potere per cercare di evitare che i voti degli operai che prima si riversavano sul partito liberale vadano a finire al partito laburista. Quindi vi è una lungimiranza dell'elite inglese, pur mantenendo una serie di principi costituzionali, una serie di principi basati sulla tradizione, anche sulla gerarchia, sul senso della gerarchia, che fa sì che la vita politica inglese assuma quelle, diciamo, identità, quelle caratteristiche che noi conosciamo. Questa evoluzione politica che noi tutto conosciamo, riformista inglese, è caratterizzata anche nell'Ottocento da una delega all'aristocrazia fondiaria del compito di governo. Le classi medie, le classi industriali, poi anche la finanza diventano egemoni da un punto di vista economico, però gli aristocratici fino alla prima guerra mondiale sono rilevanti, soprattutto nella diplomazia ma anche nei governi. Quindi questo tipo di delega all'aristocrazia fondiaria e ai suoi valori fu abbastanza unico tra le esperienze di governo europee. La selezione dell'elite passa nelle public school, passa attraverso le grandi università, passa nei clubs inglesi, passa nella caccia alla volpe e passa in un senso di gerarchia sociale e in un senso del valore di una tradizione.
che non è scomparso. I lord ereditario, sia che hanno avuto dei titoli nel passato, nel 700, nell'800, se non prima, godono, nonostante il loro potere molto diminuito nella Camera dei Lords, di un importante prestigio sociale. Quindi questo è un altro elemento caratteristico della cultura politica inglese che forse è meno presente in altri paesi europei. Nel corso del suo regno, la regina Vittoria diventa il simbolo dell'impero britannico e di quei valori tradizionali considerati alla base del successo del paese a livello mondiale. La società inglese è dominata da una morale austera e inflessibile che accomuna aristocratici, borghesi e operai e che esalta l'amore per la famiglia, la religione, il patriottismo e la decenza nei costumi. A farne le spese è soprattutto la donna, il cui ruolo viene decisamente ridimensionato. La donna è ora vista soltanto come moglie e madre, e la sua realizzazione avviene unicamente con il matrimonio. La sua partecipazione alla vita pubblica è pressoché nulla, dal momento che non può votare, né possedere proprietà o conti correnti. Inoltre, la sua istruzione spesso è limitata e può svolgere solo determinate professioni, ritenute adatte al genere femminile, come l'insegnante o la domestica. Una tale concezione, che idealizza la purezza e la castità della donna come virtù indispensabili, reputa il sesso come un vero e proprio tabù e giudica l'omosessualità un reato da perseguire. In realtà, se la sessualità femminile viene costantemente repressa, i comportamenti libertini degli uomini sono invece tollerati. Basta che siano lontani dalle mura casalinghe. La prostituzione in questo periodo conosce un incremento esponenziale, complice anche la crescita della popolazione femminile e le condizioni di povertà di gran parte di essa. Si calcola che a metà dell'Ottocento nella sola Londra ci fossero quasi 9.000 prostitute e oltre 3.000 case di piacere. Questa situazione ben testimonia le contraddizioni della morale vittoriana, estremamente attenta nella conservazione delle apparenze, anche a costo di eccessi di perbenismo, ma costretta a fare i conti con la realtà sociale e i cambiamenti in atto. Valori come la rispettabilità, il senso del dovere, forse ipocrisia, la diligenza, la pruderie, la vergogna per tutto quanto riguarda la parte sessuale, affettiva, che sono caratteristici dell'epoca vittoriana, si rifanno a questa regina che io ho chiamato l'imperatrice delle classi medie e si rifanno a quello che è stato il grande avvento di questa borghesia al potere economico e in parte al potere politico. Valori che la signora Thatcher ha rielaborato come ideologia negli anni Ottanta, rifacendosi appunto alla volontà di restituire i valori vittoriani, soprattutto nella parte dell'individualismo acquisitivo. Sicuramente il liberalesimo è un tratto costitutivo della civiltà vittoriana e per questo deve essere, come dire, vista come un punto di riferimento anche nonostante i suoi difetti per noi, diciamo per la sua capacità di rispettare certe libertà e diritti fondamentali anche se naturalmente con una capacità di oppressione indiretta o diretta in altre parti del mondo.